Il calcio giovanile a Prato riparte dalla prima edizione della Prato Yacht Cup Memorial Don Maggini, un torneo dalle dimensioni gigantesche che ha l'obiettivo di dare un segnale di rinascita a tutto il movimento dopo lo stop per l'emergenza Covid-19. Un'estensione che coinvolgerà sette categorie, 18 società calcistiche, oltre 400 partite, si prevedono almeno 40.000 partecipanti come spettatori, se la cosa ovviamente avrà le condizioni per essere programmata, ovviamente anche tenendo conto del contesto post-Covid e quindi di tutte le prudenze necessarie. Però con questo atteggiamento vogliamo proprio dimostrare che le società calcistiche a Prato sono pronte a rimboccarsi le maniche e a farsi carico dei problemi che finora non ho vissuto, ma con un atteggiamento però di coraggio e di ottimismo e anche di speranza. Il torneo avrà inizio il 12 settembre e andrà avanti fino al 25 ottobre. Saranno coinvolte le categorie juniores, allievi, allievi B, giovanissimi, giovanissimi B, esordienti ed esordienti B, con la divisione delle 18 società partecipanti in mini gironcini da 4 squadre. Fasi finali intitolate a compianti personaggi del mondo sportivo pratese, come Carlo Coveri, ex presidente dello Iolo, e Carlo Nesi, ex dirigente federale. Veramente un bel modo per ripartire, ma soprattutto per dare un segnale di speranza a tutta la nostra comunità. È un torneo importante, un torneo che le società si sono trovate parlandosi e dandoselo come punto di ripartenza. Come amministrazione non possiamo che star vicino a questo tipo di eventi, perché ripeto, lo sport sicuramente è importante per il mondo sportivo, ma è importante per la città intera. La prima edizione della Prato Youth Cup sarà intitolata alla memoria di Don Mangini, prete, educatore, uomo di sport che ha segnato un'epoca del calcio giovanile nella nostra città. Credo che Don Maggini, che ho conosciuto perché è stato anche il mio insegnante, sarebbe stato molto contento perché era un uomo molto pragmatico e lui avrebbe apprezzato la circostanza che anziché piangersi addosso ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo provato a cercare di capire che cosa intanto noi potevamo fare. TV Prato sarà il media partner del torneo. Il calcio giovanile a Prato riparte veramente di slancio.